Second Life, 3 dicembre, Dulcamara. Inaugurazione del Museo del Metaverso, luogo open source di innovazione artistica. Le strutture architettoniche seguono le non regole di Second Life e non riproducono gli schemi di Real Life, anzi se ne allontanano, dando spazio al paradosso gravitazionale. Abbiamo intervistato il gruppo che ha pensato e realizzato questa struttura. Questa architettura a spirale ha un senso metaforico? Abbiamo pensato ad una struttura piramidale rivolta verso l'alto, a cono, proprio perché la nostra, diciamo, aspirazione, la nostra aspirazione era di raggiungere livelli alti. Un archivio di opere d'arte del metaverso, come da tempo auspicato da Mario Gerosa. Come si è sviluppato questo progetto? Allora, l'idea dell'archivio è proprio nata dopo aver assistito a una conferenza di Mario Gerosa e in quella conferenza Gerosa espresse proprio il suo rammarico per il fatto che in Second Life tutte le creazioni dopo un poco si perdono. E noi da questa conferenza che ci illuminò veramente cominciammo a pensare all'idea di un archivio. Grazie. E come vengono selezionate le opere da esporre? Vedremo, comunque selezioneremo in base, diciamo, a quello che deve rappresentare per noi l'arte di Second Life. Milla, che cosa ti ha entusiasmato di questo progetto? L'entusiasmo di Zer, Seibei e Lucien e la mia amica Roxelo in questo progetto che comunque è molto ambizioso e stimolante anche. Per Sloop TV, Pa per Pa.